Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, parliamo un po'. Cosa dirvi di bello? Oggi non sono uscita in tutto il giorno per dirne una, però almeno me l'ho presa tutta con comoda. Non ho registrato video per un bel po' perché non avevo voglia, perché ragazze a volte non riesco a motivarmi un po' perché faccio dei video un po' alla cazzo, diciamo la verità. E quindi non me la sono sentita registrare video in generale, così per tutti voi. Non ve la prendete a male, però lo so che voi mi direte, ma fregatene, registro lo stesso. Non è così, ragazze. C'è stato un momento, non dico buio, ma non ho avuto voglia di registrare video così tanto per registrare. Ho detto no, faccio un momento di pausa, poi vedo se registravo che video così. E alla fine lo sto registrando ed eccomi qua. Comunque, ragazzi, sto video sarà lungo non troppo, una via di mezzo, perché ho visto che gente, vabbè, amiche mie, voi di YouTube, alcune di voi mi avete detto non farli troppo lunghi perché troppo lunghi ho già capito il nesso, non vanno bene, poi dopo un po' vi stancate e chi si è visto, lo so, l'ho capito. È vero, devo fare video più che vi piacciono di più. Da qui in avanti ne vedrete delle belle. Non lo so neanche, non voglio promettere niente perché poi se però perché poi perché poi se prometto non mantengo. Quindi è bene, se volete, se voglio fare video per farli carini, ebbene promettere veramente, non che poi prometto poi non mantengo un bel niente. Sto guardando come ho messo il mio telefono, ma lo vedo un po' messo storto. Vabbè, non ci fate caso, ragazze. Questo rimane la telecamera. Sperando che voi mi vediate bene. Volevo andare di là a prendere lo straccetto per pulire bene il mio telefonino, ma non voglio alzarmi, però mi sa che mi tocca. Mi aspettate un secondo. Vado e torno, ragazze. Allora. Eccomi qua, ragazze. Era per prendere ero solo per prendere questa roba. Cioè, questa roba. Questa pezzetta qui che utilizzo sia per i miei occhialetti che sia per computer, tab, iPad, iPhone anche, quindi anche per l'iPad, che poi direte, quello non è l'iPad, è quello che ci mostrerai, non ve lo mostro adesso, ma appena posso che fare vlog ve lo mostro. Aspettate che qua voglio, ok, ora si dovrebbe vedere meglio, sì, infatti è la vista più decente. Potevo farlo prima di aprire la registrazione, ma ormai l'ho fatto. Lo so, è brutto da vedere uno che fa queste cose, ma io non mi voglio nascondere dietro una telecamera, quindi mi sembrava giusto fare tutto quanto quello che voglio fare io in diretta. Ovviamente non faccio cose sconce, però nel senso non mi metto a petto nudo di fronte a una telecamera, però no, per dire che molti fanno cose per avere più visual, fanno cose veramente da mettersi le mani nei capelli. Io non sono così, per mia fortuna. Voi direte, ma c'è bisogno di dire queste cose? E no, non ce n'è bisogno, ma per darvi un po' un'idea che certe persone si mettono. Non faccio nomi perché ho fatto un esempio in generale, che ci sono delle persone che si mettono a far video a petto nudo o a seno all'aria. Questa cosa non è bella da vedere, ragazze. Vi assicuro che non è educativo fare queste cose su YouTube. C'è chi mette pure l'ascella all'aria, no. A far vedere i peli, che cacchio è? A me non me ne frega niente di far vedere i peli all'aria, però l'ascella, voglio dire. Comunque, a parte queste stupidate, per farvi un esempio che non mi piace, se sentite la sedia che sta facendo rumore, è perché sono io che mi sto muovendo in modo, vabbè, un po' ambiguo, però vabbè, dettagli.
Nulla, vi stavo dicendo in questo video, volevo fare un video che riccio, finalmente lo sto facendo. Lo so che a voi non vi sta bene, però era per farvi un po' di compagnia. Allora, comunque, ragazze, a breve domani farò altri video, non che riccio, ma videoblog, dove mi metterò a pulire, a fare un po'. Scusate il rumore, però non ne posso fare a meno. Sto pulendo, mi sto prendendo l'avvelino. Qua. Perché prima ho preso un caffè per fare questo video perché avevo un sonno terribile. No, non mi sono alzata adesso, mi sono alzata stamani. A che ora? Lo volete capire? Lo volete sapere, scusate, lo volete sapere? Mi sono alzata tra le 8:45 perché non, mia nonna mi ha svegliato che erano le 8:30. Ma della verità io poi mi sono riaddormentata e mi sono risvegliata alle 8:45. Quindi capite bene che non connettevo bene stamattina, ovvero non avevo voglia di svegliarmi, non avevo sapere di svegliarmi, me l'ho presa con comoda. Quindi alle 18 qualcosa, se non erro, non neanche. Cos'è che erano? Le 5, sì, 5 barra. Dice le 5 barra 18 mi sono messa a fare un caffè. Adesso non so che ore sono esattamente. Aspettate un attimo, non mi rialzo per l'ennesima volta. Che due palle. Sì, se vedete che mi sto alzando di continuo, e vi prendo l'altro telefono che ho per vedere che ora è. Che potrei anche farlo con l'altro telefono, che ho, ovvero con l'altro. Col mio. Con la, come si chiama? Col telecomando e attivate come si dice? La televisione. Oggi non mi vengono le parole, non so cosa c'è, ragazze. Non me ne vogliate, ma non lo so cosa. Eccolo qua, l'ho trovato. Sono le 19:58. Allora, alle 17 e alle di. No, cos'erano le 14? Non mi ricordo che l'ho preso caffè, ragazze, ma non voglio fare troppi dettagli perché tanto non ve ne può fregare meno. Perché nel senso che tanto lo so che dite, ma che ci frega dell'orario a cui prendo il caffè? E per specificarvi, sicuramente non mi ricordo l'orario in cui l'ho preso, ma non l'ho preso proprio solamente dopo pranzo. Ne ho preso un altro dopo pranzo, e uno a colazione, e poi uno dopo pranzo e un altro ancora durante il pomeriggio in tarda serata, che poi non è proprio un vero caffè, è un cappuccino. Mi ha fatto un caffè latte, diciamoci la verità come stanno le cose. Mi ha preso un caffè latte buonissimo, ovviamente, vabbè, dai, lasciamo perdere, perché no, ne lasciamo perdere, mi è piaciuto. Ho voluto prendere uno croissant, che io sono un po' pasticciona, non è che sto facendo una dieta chissà che, però siccome che io non mi piace tanto il latte, ma l'ho voluto prendere lo stesso, sarò stupida, ma l'ho voluto prendere lo stesso perché mi piaceva molto il prendere il caffè latte a quest'ora. Voi direte, come mai? Perché ragazzi, oggi proprio ci sono dei giorni che non ci sono con la testa e quindi faccio cose strane, mi prendo e mangio a cavolo di cane e vabbè. Vabbè che non sono tanta grassa e porcellosa. Che non si dice perché è un modo di dire non sono obesa, perché c'è chi ha sofferto realmente di obesità, ma io ringrazio il cielo di non essere così. Non me ne vogliate a chi è arrivato al punto di essere veramente obeso, ma o obesa, ma c'è chi ha sofferto e che soffre di queste cose. Non lo auguro a nessuno di soffrire così perché la malattia non è una malattia, ma sì, è anche perché. Si soffre, è una sofferenza, però io dico, preferisco essere come sono, che cioè non sono né tanta grassa, ma neanche magrolina. Prima ero, come si può dire, quasi, non voglio dire anoressica, perché è brutto da dire. Ero, come posso spiegarvi? Ero. Ce l'avevo sulla punta della lingua e non mi riesco a tirarlo fuori. Ero rachitica, ecco com'ero. Quando ero alle superiori, che era scuola, mo' uscita dalla scuola ero ancora più rachitica. Dall'essere rachitica, ecco come. Guardate come sono, ragazze. Non so se mi spiego. Non fate caso che sono senza. Se sono con un reggiseno sportivo, anche se non sembra, sembra che sono senza, ma in realtà il registro ce l'ho e ho registri quelli per fare ginnastica, quindi fate
Fregatevene, anzi non fateci caso, comunque forse era meglio che non lo dicevo, ma vabbè. Comunque vi stavo dicendo, qua sono le 20, adesso le 8 e minuto, tra un po' saranno le 8 e mezza, quindi dovrò mettere anche le cuccine, ma vabbè, dettagli. E questa è come sono io adesso, prima ero la pittica, ragazze, capite bene? Quindi ecco perché mi dite, ma come stai bene? Un momentino, un momentino. Io non è che stavo benino, però mi andava quasi tutto bene, non tutto tutto, ma mi hanno mandato un sacco di roba perché, della sua roba, perché io non è che sono pischellina come una volta, perché avevo 13-14 anni, ho 14-20, stavo bene, nel senso che non ero né tanto in carne. Ma non ero neanche come sono adesso, in questo istante. Però voglio dire, scusate, mi sta casando tutto, chissà perché, vabbè. Però era un po', ma abbastanza magrolina, era molto grassa. Non grassa, che sto dicendo? Voglio dire, non voglio confondere, e non voglio confonderle anch'io. Ero metà rachitica, ma ero più o meno, come si suol dire, come dice la pubblicità delle patatine, patta snella, ero una metà patta snella, metà snellina e metà rachitica. Io ho preso a mangiare, mangiare, poi ovviamente col dente del giudizio mi sono rifatta. Cosa vuol dire? Che quando sono entrata in ospedale per togliermi questi cacchio di denti maledetti, perché sì, ragazze, ho fatto il dente del giudizio, l'ho tolti, non è che l'ho fatti, sì, prima mi sono creati i denti di giudizio, mi si sono fatti, nel senso che sì, vabbè, ci siamo capiti, e poi ho dovuto levarmeli. Da lì sono diventata un po' più in carne, nel senso che adesso sto meglio, non sono più come prima, non ho più quel racchiticismo che avevo quando ero a scuola. Sto meglio e mi sento più, non voglio dire, come si suol dire in gergo giovanile, bonazza, perché non mi sento bonazza, mi sento una bellezza normale, naturale, normale. Non dico che sia una bellezza chissà che wow, da perderci la testa, però mi sento bene come stessa. Non so io come mi vedono gli altri, però io penso che gli altri mi vedono normale, come si suol dire, come posso spiegarmi, come voglio, come dire, sì, giusta, sto bene, però non ho troppo carne. Nella normalità del peso, ho un peso ideale, no, normale, stabile. C'è chi ha un peso più stabile, meno stabile del mio. Scusate il termine di parole. Invece c'è chi ha un termine un po' quasi uguale al mio. Io adesso sto tirando fuori delle frasi, delle cose, sto dicendo in base a quello che ho scritto, perché ho scritto un quaderno stavolta. Mi ho appuntato tutto, ma non guardo il quaderno. Perdonatemi, ma se guardo il quaderno sembra che sto per non me ne vogliate recitando. A me non mi va di recitare. Quindi, da quello che riesco a acchiappare dal quaderno, anche se non guardo, però mi focalizzo su quello che sto dicendo a voi. Perdonatemi. Comunque, volevo dire, sì, sto bene adesso. Non ho quel racchetticismo che avevo prima, però ho tutto ok. E cosa volevo dire? Sì, ho preso un caffè tra il pomeriggio e la tarda serata e ora sto meglio. Comunque, ragazze, cosa volevo dire? Da qui avanti farò video contenuti sulla cura della persona. Anche se non sempre cura della persona, ma anche make-up, anche se non ho quelle maledette luci, perché io vorrei ottenere quelle luci professional, non dico la ring light, perché costerà, non so se costerà una sassata, non credo, però per il momento lo so che non basta sta luce dei cinesi, che aspettate, ve la faccio vedere con me e poi vi sistemo. Vedete qual è questa qua, aspettate. E questa qua, oddio, mi ha un po' accecato. Vedete che è questa qui, che è
Non è normale questa luce, non è ideale per fare luci, per fare make-up, non è normale. Che voglio dire? No, vabbè, non so se mi spiego. Insomma, voglio dire che non è il massimo della luce per fare video, focus, make-up, ma non è neanche brutta per fare video di trucco, video skincare e video haul, però non è neanche bruttina per fare video di quelli di trucco, non è adattissimo, ma al momento mi adatto con questa. Certo, vorrei prendere delle ring light professionali, ma ragazze, dove la prendo? Vero, su eBay la potrei prendere, la potrei, aiuto, potrei riuscire a parlare? Sì, la potrei prendere, ma non la voglio prendere su Amazon, perché su Amazon non so se riuscirò a prenderla. Comunque, per il momento voglio dire, mi arrangio con questa luce. Poi, quando sarà, se riesco, me la prenderò. Comunque, niente, ragazze. Per adesso io vi lascio qua. E ci vediamo in un nuovo video. Mettete like, commentino e seguitemi su Instagram. Perché dopo di questo ne farò un altro. Vediamo se riesco a farlo, non lo so. Ciao.